Watch the sky. Oh, slowly landing. As he started sliding. Slowly landing. Floating on. Just floating on. Floating on. Floating on. Floating on. Floating on in from the night. A million light years. Signorina, che fa sempre nuda? Non vede che c'è gente? Va via. Ma lei perché non se ne ritorna in America? Una bella ragazza come lei potrebbe trovarsi un bebel marito ricco, avere tanti bei bambini, una casa con piscina, potrebbe godersi veramente la vita. Ma perché si è fissata di venire in Italia a fare l'assistente sociale? Perché per me è una vocazione. Io sento di dover aiutare il mio prossimo. Vogliandosi? Sì, ma solo del mio egoismo, dei miei interessi. Senta, si spopogli meno e cerchi di fare meglio. Qui ci sono i rapporti sulla zona che le è stata affidata. I bambini non vanno a scuola, gli adulti non vanno a fare un lavoro. E mi sono state segnalate situazioni addirittura scandalose. Eppure io faccio di tutto per aiutare quella povera gente, per reinserirla nella società. Posso immaginare. Comunque l'avverto che se continua così mi vedrò costretta alla fine del mese a passare il suo incarico a una sua collega più capace. Buongiorno. Buongiorno. Oh, che c'è, visioni stamattina?
Jeffy! Ti affiodo una mignotta! Mamma, sei in ritardo! Dai, amori! Buongiorno! Buongiorno, signore. Ma insomma, vi ho comprato i libri, i matiti, gli zainetti. Allora perché non mandate questi ragazzini a scuola? La scuola sta a 4 km da qua. Non ci sta manco l'autobus, come ci mandiamo a piedi? Eh sì, e così ce l'hanno un par di scarpe la settimana. E adesso dove vanno? Al mare? A fare un bagno? Ma quale bagno, signori? Vanno da Monsignore, vanno. Sì, quel prete operaio, gli fa lezione lui. Ma quello non è un prete, nemmeno un operaio, è un imbroglione. Sarà un imbroglione, però è un santomo. Se non ci fosse Gilli, i nostri figli starebbero in mezzo alla strada dalla mattina alla sera. Statele buona, signori. Beh, buongiorno, noi c'avamo da fare. Ve l'ho detto mille volte, per riuscire nella vita bisogna studiare, bisogna conoscere la nomenclatura degli oggetti. Questa come si chiama? La fisarmonica. Fisarmonica, bravi. Il borseggio della fisarmonica può avvenire con la forbice. Oppure col gancio. Oppure col gancio. Però poi bisogna far subito caporetto. Che vuol dire far caporetto? Dassa a gambe. Dassa a gambe. O tu, Peppino, dimmi, quante scuole di borseggio ci sono? Tre, bravo. La? A Piemontese. Sì. A Piemontese? Abbiamo già detto, tu. A Piemontese. È sempre a Piemontese. La Piemontese, la Siciliana e la Farlocca, che sarebbe col cambio della valigia. Così. Allè, e il Farlocca è sistemato. Oh, la Farlocca si chiama anche... Va? Babbo Natale. Sia Befana. Barattino. Ma poi ci sarebbe anche, dillo tu Gigino, che c'è? L'assistente sociale. L'assistente sociale. Ma che è il sistema nuovo? Che state facendo? Oh, signorina, salutate la signorina in grazia di Dio. Sempre salutato. Lo so benissimo che non è un prete. Oh, come ha saputo? Si può sapere cosa insegna questi ragazzini? No, è come un gioco, guardi e ladri senza guardie, ecco. Gli fammo vedere, caschè. Oh, poverino. Caporetto! Non si preoccupi, ritornerà. Le vie del Signore sono infinite. Ma quello che è? È il primo della classe. Quanto era bella! Perché se n'è andata? Perché? Facciamo il pianto semplice o con la strappata dei capelli? No, quello semplice. Quanto era bella! Signor Lacrima, è morto qualcuno? No. Allora perché piangi? Sto lavorando, no? Sa dirmi dove è bella me? E che ne so, sarà a casa sua, no? Ho finito. Me ne fa altre 2000 lire. Oh, affiodo una mignotta, era da rubate io, ma che te sta a inventare? Mo perché sei più grosso fai il prepotente. Levati di mezzo, cammi. Restituisci subito quelle gomme. Ma che... Perché fai il prepotente? Ma... Perché so più grosso. Giusto. Non ti vergogni. Non c'ho tempo per Vangelo. Opla! E tu chi sei? Che sono queste? Le gambe di tua sorella. Non c'è trucco e non c'è inganno. Zipidì, zipidè. Niente. Porca miseria. Bravo, bella me. Cercavo proprio te. Ti devo dire qualcosa in privato. E allora perché non ce ne andiamo a casa mia? Così là stiamo soli soli, eh? Ti va? Sì. Ah, un momento, un pensierino per te. Grazie. E di che cosa mi volevi parlare? Di lavoro. Di lavoro? C'ho un appuntamento urgente, devo scappare, mi stanno aspettando, scusa, me l'ho dimenticato. Bella me! Un momento, aspetta! Bella me! Un momento, Bere fresco e mangiare caldo, ridere spesso e lavorare mai, l'ha detto anche Danfucio. Ragazzi, ho in testa un colpo che ci farà tutti ricchi. No, silenzio! Tu versa da bere. Ma è un furto proprio disonesto.
Non vorrete continuare a rubare galline per tutto il resto della vostra vita? E invece che rubiamo? Ho un piano. Svaligeremo il tesoro Vaticano. Siete tutti associati. Associati al carcere giudiziario. Sarà un colpo memorabile. Certo sarà necessaria una grossa attrezzatura. Segna. E segna quello che dunque. E vabbè. Per prima cosa ci serve un mezzo per fuggire col bottino. Un furgone. Del latte. Antiproiettile. Due aliscafi. E a che servono? Per sviare la polizia. E quattro bulldozer. Quattro bulldozer? E i soldi di questa roba dove li abbiamo? La mia nonna. Scusate, la nonna è assicurata. Diciamo che domani muore e io mi becco i 30 milioni per comprare l'attrezzatura. Gli dai la polpetta? Ma che sei scema, vai a ammazzare. Non occorre, bestia. Stai calmo. La nonna ha 90 anni. Fuma, beve, ha il vizio del caffè, va a letto tardi, ha la pressione alta. Per lei basta una libecciata e poveretta, puff, vola via. Insomma, amore. E tu riscuoti. I 30 milioni. E che ci famo? Per realizzare il colpo. E andiamo tutti in galera. Uomini di poca fede. Chi io? Seguitemi. Per aspera ad astra. Sì, per un'ospera. Agariba. Si riprova col veleno. Questa volta ti faccio secca, sai. Te ne metto una tonnellata. Conti fino a tre. Brutta vecchiaccia. Ecco. Pronto il caffè per la nonnina. Ecco qua. No, nonnina. Il tuo è quello, in questo c'è lo zucchero. Voglio i biscotti. Subito, nonnina. I biscottini all'uovo per mantenerla sana e robusta, la nonnina. E sia bel caffè che le fa tanto bene. Gnao. Ecco i biscotti. Posso prenderne uno? No, ti fanno male. Proprio buono sto caffè. E tu perché non lo bevi? Sì. Scusa, nonnetta, scusa un secondo, Guarda che effetto gli fa il veleno. Scusami, nonnetta. Vado fuori ad allenarmi. Sì, per far meglio i rumori, poi. Nonnetta, ti prego. Il lavoro è salute. Un nuovo modello. Chiudi, che fa corrente. Sì, nonnetta. Tuo padre sì che era un ladro vero. Non te che stai qui a sfruttarmi. Invece di lavorare le casseforti, lavorate qualche bella ragazza, sposate e levate dalle palle. Brutta vecchiaccia, levatici te dalle palle. La prossima volta olive al tritolo. Io sono il vero genio della famiglia. Tu sei il coglione della famiglia. Bella, bella, morbida e flessuosa, apriti a me, sì. Apriti a me. Signor Graf, cosa fa? Niente, un innocuo passatempo. Passatempo? Sì. Signor Graff, lei che si considera padrino di questa comunità? No, sindaco, prego, sindaco. Appunto, lei si era impegnato a collaborare con me per riportare la gente che vive qui sulla strada dell'onestà e del lavoro. Ed invece la trovo qui ad aprire casseforti. Beh, aprire cassaforti non è mica facile, sa, questo è un ultimo modello. È una cosa che ci vuole un Graf, mano. Sì. Ma mai messo i miei sigli? Ma io non nascondi so. La mia nonna. Tieni, senza chiavi. Mica sono una dilettante come te io. Come sta, signora? Non si ricorda di me? Buongiorno, signora. E questa chi è? È l'assistente sociale. E chi assiste? Assiste a noi, i poveri derelitti.
sembra carrozzata bene. Potrebbe andare. Andare per che cosa? Per sposartelo. Guarda quanto è bello, è giovane, robusto, fregnone e magari è pure vergine. Il marito ideale. Beh, io vado a prendere una boccata d'aria. A dopo. Nonnetta, non dire parolacce, eh? Quello vuole la mia morte. Signora, ma che dici? Vedrà chi metterà la testa a posto prima o poi. No, quello mi vuole proprio ammazzare. Ma perché? Ci hai mai provato? Ma certo, ci prova sempre. Lo sai quanto veleno mi ha messo nel caffè poco fa? No. Due? Te. E lei l'ha bevuta? Io, sì. Io l'ho fatto bere a lui, come al solito. Ma potevo ucciderlo, signora. Ma quello è forte come un toro. Manco l'acidità di stomaco gli sarà avvenuta. Arrivederci. Arrivederci. Deve scusarla, la nonnetta è un po' lunatica, poverina, ma è brava, è buona, mi vuole un bene dell'anima. Già. Ma anch'io, anch'io. Sarei capace di tutto pur di renderla felice. Allora perché non provi a lavorare? Vuole proprio vederla morta? Beh, adesso non esageriamo. Signor Grata? Sì, signorina Nadia, agli ordini. Direte a me, non bevi più il caffè? Una tazzina di caffè ogni tanto fa bene. Tira su, aiuta a vivere. No, a lei non l'aiuta a vivere. Per lei il caffè è veleno. Ma va? Signorina Nadia, dia retta a me. Torni in America. Lì è pieno di miliardari. Lei ha tutto per piacere a un miliardario. Se ne sposi uno e si goda la vita. In una bella villa, con parco e piscina. When you say that I will go. Buongiorno! Signora Bonassis, colazione è pronta. Ah, va bene. Vengo subito. Grazie, Belinda. Oh, ciao! È fresco il caffè? L'ha portato da Brasile un'ora fa il cuoco con suo turbojet nuovo. Ciao! Vorrei fare un bagno per piacere. Vicina e bronda, ci ho versato dentro sali profumati a lime dei Caraibi. Mio marito ha un riunione di lavoro? Un sceicco. E il cammello? Padrone combina grossi affari con paesi arabi, petrolio in cambio di gomma da masticare. Bosfilus, usuma. Mio marito è veramente un uomo straordinario. Va bene, faccio un tuffo. Sì, signora. Allah Akbar.
All'anime che te morta. Ma super bici. Ma che fai, Gordy? L'hai visto l'arabo? Gli sta venendo un attacco. Su. Bellamy. Ma tu che fai qui? Ma c'è mio marito. Anna. Sono io tuo marito. Tu? Ma quando ci siamo sposati? 2 anni fa a Roma, non ricordo. Oh. 2 anni fa. E la villa? La piscina? E questa l'ho comprata io, no? E come hai fatto? Mi sono impiegato in banca e ho fatto carriera. Tu? Eh sì. Amore! Però, quanto ero bello. Ancora non è pronta? Oddio! Ma che fa ancora sotto la doccia? Ha svuotato il cassone dell'acqua. Avanti, si sbrighi e vada a lavorare. Tutto sapone. O devo venire io a prenderla? Vengo! Un momento! Buongiorno, Bellamy. Sono venuto per farti una bellissima proposta. Oh, era ora, era. No, prima un pensierino, però, eh? Ecco. Grazie. È una proposta d'amore, vero? Mm? No, di lavoro. Un posto in banca. Dai. L'ho trovato io. Non lì, non la basta, il posto. Come, non sei contento? Per me c'è sta solo un posto in banca, davanti al cassiere, così, anzi, così. Con un violino? Ma che violino? Qui c'è un mitra, ha una musica un po' diversa. Ma allora è vero, sei proprio un gangster. Hai qualcosa contro i gangster, sei razzista. Mm? È una questione d'ormoni, cara mia, quando si nasce superdotati non si può andare a fare un lavoro qualunque. Io son nato per dominare, hai capito? Lì no! Siete spaventate, eh? No.
Proprio sul più bello sei venuto. Ma scusa, non me l'hai detto tu quando entra quella per fare la predica? Ma mica quella! Quella del mese scorso, quella brutta. Hai capito? No. Te pareva. Ma che cosa va a fare in chiesa con suo mitra violino? Speriamo che non sia una rapina. Buongiorno, Don Callisto. Ah, oh, finalmente, sono 3 giorni che ti sei portato via sto fodero per incollarlo, e che caspita. No, scusate, Don Callì, ma c'era da riparare pure questo, eh? Ah, è tubo del cesso. Bravo, bravo, l'hai riparato, era ora, Speriamo che funzioni. Lo sai che sono 3 giorni che vado a cagare al Partito Comunista qua di fronte? Lo sai come mi chiamano? Il prete cagarellone. Ha visto questo qua, bella mia? Li vedi questi due fregni? Beh, chiappa sti due candelabri e dai una bella lucidità, dai. Pigli, pigli, va. Don Callì, ma non c'ha paura che mi rubo? E questo è oro massiccio. Sì, oro massiccio, questo è oro di Bologna che diventa rosso dalla vergogna. E poi dai, te non saresti capace di rubare manco le mutande di tua madre. A proposito, è un mese che non ti vedo più a servimessa, com'è? Padre, ormai sono cresciuto, mica posso far chirichetta a vita io. Ma che sei cresciuto? Tu sei rimasto un ragazzino, tu sei un coglione, cormuccio al naso. Oh, non ti scordare più, non andiamo, entro i può allertare, dai. Oh, porca miseria, ma che fa? Rubi gli oggetti sacri? Oltre che ladro è anche sacrilego? Lui è pure peggio delle altre. Sono scema io che insisto ad aiutare questa banda di disgraziati. Benedizione pasquale, figliola, este pax vobiscum prodome usque tandem catilina. È meglio chiudere la porta desti tempi, non si sa mai. Non è presto per Pasqua? Ma se non mi sbrigo subito con tante case da benedire non farei a tempo. Ma io non ne sono mai visto. Sono nuovo, inginocchiati, figliuola, inginocchiati. Ma che è l'invenzione del nuovo polacco, sti inginocchiamenti? Ti dico che sono nuovo, facciamo tutto nuovo, nuova liturgia. Inginocchiati, figliuola, profitta per confessarti. Hai rubato? No. E vedi a sbrigate, non dico vediamo di sbrigarci, hai commesso atti impuri. Non è. Con quello che ci fai, non dico non ha importanza, tanto sei sposata, piuttosto hai fornicato. Beh, vengono quello in forno. C'è il pollo in forno, allora andiamo in cucina, bisogna stare in campana, perché potrebbe essere peccato di gola, capisci, figliuola? Beh, può essere questo, padre. Ai ai ai, che buon profumo, vediamo questo pollo. Non me da sta. Vediamo, Che dici, non sarà estrogeno? Non so pulito, sì. Tu dici che è ristante, sì. Ci sta pure un boccone di luprede. Un momento. È croccante, come cosce. Scusa, cara, ti dispiace vedere se mi chiamano fuori? Sì, prego, allumini in culo. Ragazzi, abbiamo sepollum, damo sepobiscum.
Quant'era bella, quant'era buona! Ma chi è? La suocera. Allora facciamo mezzo servizio. No, mi volevo tanto bene. Ah, servizio completo con la strappata. Sì. Che fa, non piange più? Sì. Quant'era bella, quant'era buona, quant'era bella. Quant'era bella, quant'era bella, quant'era bella. Ho finito. Speriamo che li abbia ancora in casa questi candelabri. Miei giovani amici, vi ho qua convocati per comunicarvi che domani è il compleanno della nonna. Seduti! Siete tutti invitati? E che se mangiamo? Per brodo di migrania? Ho un piano. Due zuppe di pesce e due fritti di calamari e gamberi. Piaciute le cozze, signore? Un po' pepato. Ne vuole un altro piatto? Tre. Ah, il signore sì, a gusto. La nostra è roba freschissima, pescata e cotta. Anche lei, signore, cozze? Mai. Mia moglie si è morta in viaggio di cozze, di nozze. E allora che cosa le posso servire, signore? Funghi. Funghi. Tre pepate di cozze e una porzione di cappelle a scottadito. Cosa? Ah! Si sente male? Cameriere! Proprietario! Accorrete! Accorrete! Si sente male? Non vi preoccupate, sono medico! Sono medico! Ecco, stendetelo là, su quel tavolo! Senza strapazzarlo! Mi raccomando! Sono medico! Sono medico! Non mi raccomando! Se serve il prezzo, chiamatemi pure! Per il momento non serve, grazie, Adalmo! Adagiatelo sul tavolo, per favore! Non vi impressionate, signori! Calma, ecco, adagiatelo bene, così. Adesso fate spazio. Spazio, per favore. Vediamo subito di che cosa si tratta. È gonfio, ha cattivo odore. Ecco, sentiamo. Dunque. Andiamo per casa, che è meglio. La diagnosi è facile. Avvelenamento da cibi guasti. Ma com'è possibile? Dottore, ma i miei cibi sono tutti freschi, sanissimi, appena pescati e cotti. Evidentemente non è così, vuol sentire? Andiamo. Ha sentito che roba? Sindrome del Fellini. Flatulenza fetida con fuoriuscita dal buco del gnao. E allora che cosa si può fare, dottore? È gravissimo, mi segua. Tu vai in cucina e spingi tutto. Spingi tutto. Sì, subito. Mi dica. Si tratta di una cosa molto grave. Lei può passare un brutto quarto d'ora. Sai? Oddio! Io dovrò stendere un verbale. Chi è stato? Lui! È gravissimo. Se avvisiamo la sanità, scatta la quarantena. Ci vorrebbe... Lei ha un mezzo... Ho la macchina io qui davanti. Sì, ho la macchina lì davanti. Sì, un mezzo privato va benissimo per trasportarlo per il momento al mio studio e quindi evitarle la chiusura del locale. E la sindrome del Fellini è una cosa pazzesca. Tenete spaziali! Che minchia è successo, eh? Purtroppo un caso di avvelenamento da cibi avariati. Cibi avariati? Sì. Sono il tenente Spaziani, del nucleo antisofisticazione. È il cielo che la manda. Ma che cielo? È il comandante che la... Comunque, per questo reato è previsto. Numero uno, chiusura del locale. Secondo, ritiro della licenza. Terzo, sequestro di tutti i cibi, crudi e cotti. E pure i vini. Eppure i vini? Ma qui mi levate tutto, come date, faccio? Date! Sì, e poi? Vi sarà dato le vie del signore. Sono finite. Tenente, la prego, sono tanti anni che ci conosciamo. Dia una mano a questo povero disgraziato, questo imbecille, da evitargli almeno la chiusura del locale. Ecco, evitiamola. E vediamo la chiusura. Grazie. Comunque fate sparire tutto. Sì. Fra un'ora torno con i miei uomini. E se trovo una sola cozza, vi arresta tutti.
E specialmente a lei. Specialmente a lei. Non si preoccupi, adesso faccia tanto. Ci siamo noi. Ci siamo noi, faccia tanto, non si preoccupi. Ecco, tenete per esempio questo controfiletto qua. Via. E questo caciocavallo. Caciocavallo. I fogli con le tartarughe. Caciocavallo, via. E questo prosciutto in semi di decomposizione. Ma tutto via, via, tutto via. Ah, come sono quelle cipolline? Sono dolci. Le cipolline sono dolci? Sì, sono dolcissime. Ecco, allora porta tutto via. Via. Anche delle fragole. Non vi dimenticate le cozze. Ah già, le cozze. E che cavolo. Tenente, fra 20 minuti avremo fatto piazza pulita. Stia su, faccia bravo. Con permesso? Avanti. Te lascio per pace qua. Che c'è, figliola, che c'è? Scusami, reverendo, li ho riportati questi due candelabri che sono stati fregati da qui. Vedi, quello che li ha rubati si è pentito. Ma che rubati e rubati? Io questi li ho dati a Bellamy per lucidarmeli. Ma io credevo che li hanno rubati. Ma che credeva? Se figuri se quel credino di Bellamy ruba i candelabri a me. Quello è un bravo figlio, sa. Quello è stato il mio miglior chierichetto. Chierichetto? Oh, grazie, padre. Mi ha fatto tanto, tanto felice. Scusami, padre, ho sbagliato tutto. Sei sbagliato. Piuttosto riportere a Bellamy, che se per domani non me li manda lucidi, io spacco una gamba. Ma senz'altro, li lucido io, glielo faccio io. Ho sbagliato tutto. Ho sbagliato tutto. Sono tanto felice. Oh, ho sbagliato tutto. Madonna mia. Ma sa che ho sbagliato tutto pure io. Come? 2000 Ave Maria. Ave Maria, grazie, prima. Dammi usted come benedico. Ascoltate, ascoltate. In questo fausto giorno, in cui anche la nostra assistente sociale ha voluto onorarci della sua presenza, leviamo i calici alla salute della nonnetta. 100 di questi giorni. E non beve, che te fa male. Fino a massa, erano buone, certo, che tu non capisce niente. Penso solo a... Non ti ingozzare, che ti ingrassi. Ci voleva, ci voleva. Tu scorreggione, puoi non dare la colpa a me, eh? Ho una salute, chi l'ammazza? Fatti cavoli tua. Lo sai che sono molto contenta. Perché? Ora lo so che non sei come tutti gli altri. Sei migliore. Me lo dicono tutte, cioè tutti. Signorina Nadia, mi complimento. Sta offrendo proprio un edificante spettacolo di decoro e di pudicizia. Ma se signore direttrice, io veramente... Questo è il suo metodo di lavoro? E lo mette in pratica con tutti? Tutti? Lei non ha il diritto di offendermi così. Hai capito? Nadia! Io non la offendo, io la licenzio! Nadia, aspetta, sappia, ma che ne frega che da questo momento non fa più parte della nostra organizzazione. Continui pure a divertirsi con questi degenerati... Era con te. Che cosa dice? No, no, ce l'ha con lui. Ora avrà tutto il tempo per applicare il suo metodo. Mi ha cacciato via. E adesso non posso più fare il mio lavoro. Ma che te la prendi a fare? E non è mica colpa tua. Ma sì che è colpa mia. Sono stato testardo io. Ho voluto a tutti i costi farvi delle persone oneste e felici. Ma noi siamo felici. A noi non manca niente. Con l'aiuto del signore pane il lavoro non c'è mai mancato. Magari solo pane. Vedi? Non ci riuscirò mai a farvi cambiare vita. Ci vorrebbe un miracolo. E allora io non ne sono capace. Addio. Addio a tutti. Addio, Bellamy. No, un momento. Ma come addio? E poi dice che non succedono i miracoli. Che c'è?
E chi è? Pare Nostra Signora di Guadalupe. Yala yala, tali li badine. Ma che fai? Permetti, lacrima. È un po' forte. Saranno 100 anni che non fumo una sigaretta. 100 anni che non fuma? È un modo di dire. Non è un modo di dire. In certi posti non si può fumare. Ah. Boh. Ma quella chi è? Mia madre. Ma se non l'hai mai conosciuta, tua madre? L'ho sempre immaginata così. Mi hai fatto proprio un gran complimento, bella mia. Eppure io ti conosco, ti ho già vista. Sì? Ricordi dove? In sogno, mi hai dato i numeri all'otto. Li hai giocati? No, non ci speravo. Oh, male, nonnina. Si deve sempre sperare, soprattutto alla tua età. Perché questo visino triste? Sono stato licenziato. E non puoi più fare l'assistente sociale. Ma ci sono tanti modi per aiutare la gente. E tu con la tua bellezza e con la tua bontà puoi comunque dare un po' di gioia agli altri. Qui è scritto che avrai un luminoso destino. Sarai una grandissima stella del musical. Non ci credo. Eppure, tante volte lo hai sognato. Non credi che i sogni si avverino? La signora? Se n'è andata. Dice che quando la vuoi, basta che la cerchi. Vieni con me, andiamo. Sì. Quale scopa? Qui c'ho i miracoli. Beh, è scomparsa così. Almeno poteva farmi la schedina del Totocaccio. Oh, quella per me è una pazza. Vieni, nonnetta. Ti accompagno a casa e ti faccio la barba. Col cacchio!
Il rasoio in mano a te. Col cacchio. La barba me la faccio da me. Va bene, va bene. Ho un progetto, ci vediamo più tardi in ufficio. Che ufficio? La roulotte. La ru, la ru, la ru. La rulla all'era, andiamo, gioca su. Gioca su. Lasciami, mi è venuto caldo. Sto morendo di caldo, tu no? Vieni, vieni anche tu. Dove vai? Dai, sì. Aspetta. Vieni, seguimi. No, ma che... Vieni. Ma ti vedono, no? Fermati. E tu, copriti gli occhi, così non mi vedi. Aspetta. Ma no! Senti, andiamo a fare un bagno? È la digestione, io ho mangiato i lumachi, sa. Ma dai, non pensare alle lumache. Andiamo tutti e due. Un momento. Andiamo a fare un bagno. Ma che sei matta? Vieni, e tu non ti sfogli. Speriamo che l'acqua non è fredda. Mi sto aspettando, ma non vieni. Dai, vieni. Oh. Attenta, non ti allontanare. Aria, non ti allontanare! Dai, dai! Ci stanno le buche, sta attenta! Aspetta, ti vengo a salvare! Stavo scherzando! Su, su, avanti, copriti! Che prendi freddo, su! Anche ci mancavano pure le lumache oggi! Mi vergogno! Non guardare! Sbrigati! Su, che prendi freddo! Prendi il freddo! No. Dove vai? Torna indietro. Quando vai? Ma lo vedi che è tenuta? Ma se te vede qualcuno. Raggiungimi se vuoi. Aspetta. Ce la fai a raggiungermi? Ecco, ho portato i piani. Dai, su, fermati. Fermi. No, sono qui, sono qui. Ma perché? Mi metto in imbarazzo. Ci può vedere qualcuno? E che ti importa? Ecco qua, il colpo del secolo. Che roba. Un colpo in banca. Un colpo in banca. E se ci arrestano? Ma in Italia non si arresta mai nessuno. Ho studiato il piano nei minimi particolari. Occorrono 18 sommozzatori e 2 gondolieri. Oh, la Madonna! Si tratta della banca di Venezia. Andiamo a Venezia. Seguitemi, seguitemi. Noi stringiamo, ridimensioniamo a seconda delle nostre possibilità. Facciamo il colpo al credito ciociaro in via delle zoccolette. 4 uomini. 1, 2 e 3. E il quarto? Bellami. A casa tua no, arrivano i tuoi amici. E allora ti porti in un posto dove non ci può trovare nessuno. Sì, amore. Ci andiamo in macchina. Ma questa macchina? Ah, è questa. Di chi è? Questa è la macchina di un amico mio, sì, un amico mio. La prendiamo e poi dopo gliela riporto. Su, sali, sali, non preoccuparti. Giuriamo su questa macchina. Lo giuro. E giuriamo. Il primo che si ritira dovrà morire schiacciato sotto il terremoto. Non nominare il terremoto, eh? Il terremoto! Ho sbagliato marcia. Non ho nominato! Il terremoto! Il terremoto! Signore mio, sono arrivato! Donne fiducia, mio Dio! Occhi la schiena! Mamma mia! Voglio morire ubriaco, voglio morire! Esci sul tavolo! È cagatorio! Oh! Ma il terremoto, c'è questo effetto! Mamma, non vogliamo
firma l'assoluzione! Ma io so finto! Dammi l'assoluzione! Ti dico che so finto! Dammi l'assoluzione, stronzo! E chi è? Preghiamo, fratelli! Padre nostro! Padre nostro! Nei cieli! Nei cieli! Ha funzionato! Noi siamo forti, ha funzionato! Ma dove siamo qui? Nel bosco incantato. Siamo salvi! Siamo salvi! Siamo salvi! Bisognerebbe uscire a dare un'occhiata. Chissà... Chi sarà successo fuori? Sei sicuro che qui non c'è nessuno? Nel bosco incantato. Sono spiriti e folletti. No! No! Non c'è rimasto più niente! Come non c'è rimasto più niente? Né case, né mare! Solo alberi! Il sisma ha stravolto la faccia della terra. Come al principio del mondo. Siamo soli. Noi e la foresta. Siamo soli? Sì. Allora si può cagare. Non profanare! Fermi, fermi! Non ricominciamo come Caino e Adele. No. Siamo fratelli! Sì, siamo fratelli, sì. Fratelli, sì. Andiamo a cagare tutti insieme. Facciamo presto, se no il terremoto me lo faccia addosso. Ma cerca da arrivare dei cespugli. Aiuto, gli spiriti. Anche voi qui. Voi cacioni, cosa fate qui? Erano d'accordo con te, Bellamy. Vero, figliato, me ne vado. Non voglio più vederti. C'è sempre qualcuno che arriva al momento giusto. Nadia, aspetta, io non c'entro. Nadia! Io lo ammazzo. Dopo, prima veniamo le scorie. La macchine, aria avanti mezza via così. Alla via, 2 gradi, barra a sinistra. Meno male, c'è un barra a sinistra. Ma quale barra a sinistra? C'è un deficiente a destra. Cammina, spinta. Alma. Sì. Ferma in macchina. Macchina ferma. Allora siamo d'accordo. Tra un'ora tutti qui. Avete capito? Sì. Tu porti i cappucci. Allora c'è il bar a sinistra. Ma quale bar? A deficiente? I cappucci? Di lana? Oh, la macchina la rubi. La rubi tu. Io? E tu che fai? Io dirigo. Bestia. Tra un'ora tutti qui. Tra un'ora tutti qui. E domani tutti in galera. Ora Pronopi. Peccatore. Matti un po', Marco, quando sei fatto? Ce l'hai presente? Non lo so. Uniforme dei monaci. Ma io non sono una monaca. Ciao, bella. Ciao. Che fai, il giro d'Italia? Faccio un giretto per tenermi in forma. Mi mettere io in forma a te. Agosciona, la vuoi in passaggio? Dai, sali. No, grazie, mi sto allenando. Vieni qua, che ti alleno io. Signorina Nadia, lo vede che tutti si voltano a guardarla? Tutti dicono che lei è buona. Beata lei. Ma perché vuole fare l'assistente sociale? Non faccia la stupida e se ne torni in America. Sposi un uomo ricco, importante, che la faccia vivere nel lusso e nella notorietà. Colazione è servita. Grazie, Belinda. Quando tu non sei a casa, caro, mi sento tanto sola. Non posso neanche fare la connessione. Scusami, caro, se non ti tengo compagnia. Io avevo un appuntamento urgente alla White House. Tonight poi sono a cena con quella rompocoglione di Brezhnev. Io spero che non faccia niente. Ma amore, ma cosa dici? Non devi preoccuparti per me. Io mi preoccupo invece per nostro figlio Lacrimino. Frequente cattiva compagnia e finirà per rovinarsi. Lacrimino è solo un bambino. It's one figlio puttana. Che dici? Mamma! Mammina! Amore! Mamma! Ciao, Lacrimino! Mammina, ti presento il mio nuovo amicuccio.
Come ti chiami? Bel Amino. Oh, quanto sei carino. Vuoi un bacetto anche tu? Bacio. No. Cosa fanno i tuoi genitori? Papà sta in galera, mamma fa mignotta. Un attimino. Tu non dovevi essere a scuola oggi? Sì, ma è morta la maestra. È morta la maestra? Sì. Come è morta la maestra? Piccoli fetusi, cominciano con la maestra e poi da grande ammazzano a noi precedente. Mammina, fai il bagnuccio. Mammina, fai il bagnuccio. Ma non posso, lacrimino. Fai il bagnuccio, fai. Fai il bagnuccio. Ma ti ho già detto, non lo voglio. No, no, non insistere, per favore. Ah, fai, fai, oh, fai. E va bene, per farti felice, un bacio. Ammazza che mamma che c'hai. Dammi il sacco. Quanto è buona! Yeah. Reggi che gli devo dire una cosa! Un momento, eh! Un momento! Aspetti! Metropolitana, un'altra volta lo sciopero. Adesso fermiamo il traffico per un culo. Vada a passare! Io faccio da dire al parrucchiere. Non ho capito la pizzicola con le sciarizioni. La macchina l'hai rubata? No. Bestia, come facciamo? Ma l'ho fatta imprestare. Dai Monica d'Orfanotrofio. Sono monache sicure, non parleranno. Sono d'Orfanotrofio dei Sordomutici. Perfetto, anche il piano è perfetto. Andiamo. Eh? Aiutami ad uscire da qui. Ah. E qui c'è l'avvocato per farci uscire. Andiamo a vedere la macchina. Vieni, bestia. Oh, speriamo che regga. Riattacca tu. E state. Lascia. Questa sarebbe la macchina. Eh no, chiama la macchina. Speriamo che almeno sotto abbia un motore spinto. Va spinto, se no si ferma. Sì, primo va a tre cilindri, secondo perde l'olio. I freni in sessando stanno. Speriamo solo che non vada a fuoco. Uè, uè, io c'ho questa, eh. Chi te l'ha prestata, le monache? No, fregata all'orfanello. Vabbè, tanto non serviranno. Me le tengo io, dammi i nipoti. Tu piuttosto hai sempre pronta la tua arma segreta? Se vuoi ne posso fare 30 tutte di fila. Solo in caso di emergenza, d'accordo? Sì. Allora, siamo pronti? Pronti. E vabbè, un lapis. Andiamo. E già si è fermato. Tu fa lo spinteroggio, lo spingi? Spingi? Signori, ti ho riportato a bordo. Grazie. Tanto c'era niente da fregare. Grazie lo stesso. Senti, mi fai un favore? Me li porti questi candelabri a Bellamy? Bellamy non c'è, è nato in banca con l'altri. In banca? Per trovare un impiego? Sì, impiego. Che i pistoli di passamontagna. Ma questa è una rapina. E dove sono andati? Qua vicino, al credito sociaro. Ma no, forse faccio in tempo a salvarli. Vai, vai, che questi li salvo io. Dentro.
Buoni, buoni. Fate i bravi bambini e non vi faremo del male. Butta il grano qua dentro, dai, forza! Buttatela tutta! E voi che già ve ne andate? Dietro fronte! Mannaggia! Siete venuti a fan deposito, no? E allora mettetevi con la faccia al muro. Lo faccio io il cassiere. Oh, non ve muovete, eh? No, il culo no. Ah, il portafoglio. Bravi! Sopri il solletico! Ma va a cagare! E te Maria, il piano perfetto! Emergenza! Per la paura mi si è bloccata la valvola! Che valvola? La valvola del culo! Oddio! Forza! Dai, che la marmotta è vuota! L'allarme, premi il pulsante! Dai, andiamo! Oh. Dai, sbrigiamoci! Dai, Oh, io ho finito, sperti! Dai, dai, muovete, muovete! Forza che ce l'ha! Vergognati! Dai, Così mantenervi le promesse! Ma chi sono? Anche tu, Bellamy! Vergognati! Oh, Maria ammazzata, deficiente! Sassi tua! E tu qua dentro, si esce da spezza la schiena! Se qualcun altro vuol fare il furbo, ti spero nelle mutande! Non farò se arrabbiamo! Fermi tutti, mani in alto! Mani in alto! Ma prima sparate e poi dite mani in alto! Rivoltatevi e mettete le mani sul bancone! Caputo, manda fuori gli altri. Signori, è tutto finito. Per fortuna l'allarme ha funzionato. Potete accomodarvi fuori. Come al solito qualcuno si è cagato addosso. Uscite fuori, lasciate la porta aperta. Fate circolare l'aria. Fuori, fuori. Mettete le manette a questi carognoni. E vediamo un po' chi sono. Il bavoso, che pareva. E allora sappiamo anche chi sono gli altri. Nadia! Il caccola. E lo zingaro. Portateli via. Allora, non eravate voi a fare la roba? Un po'. Grazie, grazie, per l'intervento. Arrivederci, siamo una polizia. Che c'è, lo hanno colpito i banditi? No, mi sono colpito da solo. Ciao. No, voi siete andati in barca per fare una rapina. Perché? Finora l'avete commesso solo dei piccoli reati. Ma fare un colpo in banca è una cosa gravissima. Perché l'avete fatto? Non fare il bambino. Perché piangi? Bellamy! Sta male! Sta molto male! Bellamy! Malato? Cosa? Una valvola che non gli funziona più! Nel cuore. Ma io non lo sapevo. Non lo sa nessuno. Non lo sa neanche lui. Basta un piccolo sforzo, muore. E non si può fare niente per lui. Sì, bisognerebbe portarlo in America. Ma ci vogliono 30, 40 milioni. Ecco perché volevamo fare una rapina in banca. Povero Bellamy, se lo muore. D'accordo. So io quello che si devo fare. Scendi, scendi. Va bene, ci penso io. Mi raccomando, lui non deve sapere niente, perché basta una parola. Muore, muore quello lì. Ma perché cazzo piango? Bellamy sta bene, io sto bene, la nonnetta sta bene. Ma va a cagare. L'anima del generoso mare. L'anima degli mortali è tua. Perché noi dobbiamo mettercelo la monnezza? E chiedilo un po' a quella. Dividili con i tuoi amici, eh? Sì, sì, poi divido io, divido. Andiamo, tira su. Aspetta un attimo. Ma vedi quanto è grosso. Un momento, Bani, te lo tiro su io, corretino. Signora, 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 c'è una cosa terribile. Che succede? Bellamy, il cuore di Bellamy è gravemente ferito. Lo so, è a pezzi. Quando l'hai saputo? Appena vi ho visti insieme. Si vede così tanto? Ma io non mi ero mai accorta. Povero amor mio. Povero Bellamy. Ci vuole molto denaro per salvarlo. Devo organizzare un bel colpo. Ma signora, ma lei non è una ladra. Nemmeno tu.
Ma per una volta lo diventerai. Un controllo generale, ci sono delle perdite. Ma io non perdo niente. E non aver paura. Mettetemi giù. Sì, sì, bravo, ecco. Ma che fa? Tu ti metti qui mentre noi lavoriamo, no. Ecco, bravo. Zitto e leggi. Bravo. Benissimo. Ma questo l'ho già letto. Tutto a posto. Vai a fermare il parroco. Vai, sta arrivando. Ecco. Ah, mio parroco, si fermi! Si fermi, si fermi! Ah, mio parroco, dirà, mia moglie sta morendo! E che la volete far morire senza i sacramenti? Ma figliolo, io non posso, mi aspetta il vescovo! Ma figuriamoci, io ho un appuntamento importante! No, non posso perdere il mio tempo, mi dispiace! Sì, sì! Va bene, ma solo un momento, eh! Calma! Ecco di là! Calma, calma, figliolo, calma! A tutto c'è rimedio, calma! Calma! Io ho una missione delicata, devo ritirare una cosa preziosa, importante. Ma dove vai? Guardi, non mi tiri così, per favore. Ecco, bravo. Eccola qua, padre. Su, ecco. dov'è la signora? Povera signora, coraggio. Coraggio, figliola, coraggio. Come si chiama? Come si chiama? Come si chiama, la domando come io. Come si chiama? Com'è? Me? Messa? Messa? Messa che sta morendo. Messa. Messalina. Ah, Messalina, cominciamo bene. Messalina, dato che ormai ti resta ben poco da vivere, io ho il dovere di mondare la tua anima da tutti i peccati. Messalina, hai qualche piccolo peccato da confessare? Sono assai, eh? Senti. Io non posso trattenermi più. Non ha finito ancora. Ancora? Sì, ascolta. E con chi altro l'hai fatto? Il falegname, il garzone del fornaio, l'elettricista, il macellaio, la squadra del Cesena. La squadra del Cesena? Il settimo reggimento fanteria. Mm. No, qui ci vuole un confessore specializzato. E poi mi aspetta il vescovo. Ma questo non può aspettare. Ma, signore, si sta sgonfiando tutto. Ma cos'ha? Padre. Il cuore. Il cuore. Il cuore! Il cuore! Il cuore! Il cuore, padre! Il ma cuore! Che cavolo? Tu! Il parroco è bloccato e ora dobbiamo neutralizzare il vescovo. Ah! Grazie! Il suo liquorino, Eminenza! Viva, viva, Monsignore, nostro amico e protettore! Grazie, miei diletti figliuoli, grazie. Voi mi commuovete. Che cosa vogliono queste due belle monachine da me? Cantare una canzone scritta apposta per lei, Eminenza. Una canzone scritta apposta per me? Ah, ma che care buone pecorelle. Avvicinatevi, avvicinatevi, venite qua. Buongiorno. Come ti chiami, bella monachina? Suor Nadia. Brava, Suor Nadia. E quest'altra bella moretta, come si chiama? Come ti chiami? Suor Filomena. Come? Suor Filomena. Brava, cara, brava. Fatemi sentire la vostra bella canzoncina adesso. Su, da brave. Meno 4, meno 3, meno 2, meno 1, vai! Venga, prego, prego. Grazie, Eminenza, adesso è occupato. Un po' ricevuto. Ma a me tanto basta che mi dà la chiave. Ah, prenda qui, che vedi. Sì, solo... la chiave. Sì, un momento. Ah,
Ah, per niente al mondo rinuncerei al piacere di ascoltare la vostra bella canzone. Mi scusi, Eminenza. Sì? Sono venuti a ritirare la reliquia di San Fardellone. Ah, degra, degra, pur però raccomandate loro di restituirla subito dopo la festa, perché quando quel sacro tesoro è via di qua, io sono in un immenso pensiero. A proposito, chi è venuto a ritirarla? Il parroco di San Fardellone. In persona? Ma allora vado a consegnargliela io stesso. Torno subito. Scusatemi un momento. È un mio vecchio amico Don Pinori. Siamo stati in seminario assieme e non lo vedo da un sacco. Adesso si accorgerà che il parroco non è quello vero. Oh, caro Don Pinori. Ma lei non è Don Pinori? No, Don Pinori. Don Pinori sta male. Oh, poverito, e cosa gli è successo? Si è preso il cimurro. Il cimurro? È una malattia dei cani? Ma è una forma nuova di quest'anno che prende anche i prelati. Ma dico, come mai non ha mandato quel Siegfriedo? Quale Siegfriedo? Quel suo cappellano, quel bel toso biondo. Povero Siegfriedo è morto. Morto? E come? Del cimurro. Anche lui? È un'epidemia, Eminenza, stiamo vivendo ore. Ma povero Don Pinori, ma come farà adesso che deve arrivare la sorella missionaria dal Ghana? La sorella missionaria dal Ghana. È arrivata. Ah, sì? La Salma. Morta. Ancaeda. De cimurro. No, di lebbra. Ah, di lebbra. Di lebbra. Oh, povero Don Pinori, ha proprio bisogno di tutte le nostre preghiere. Ha pure bisogno di tutte le nostre reliquie. Sì. E noi abbiamo bisogno che quella non molli il parroco. Su, figliola, non ti fermare, sul più bello. Ti dispiace lasciarci solo. No. Adesso ti racconto la parte più bella. No, ma lasciami andare. Devo andare a ritirare la preziosa reliquia. La reliquia. Speriamo che questa preziosa reliquia serva a scongiurare altri mali. Sì, ma mo me faccio andare via perché qui... No, no, aspetti. Lo dico perché qui il contagio corre, capisce? Benedetto. Sì, ma vede, si tratta di una cosa preziosissima. Saranno 200 milioni. Molto di più. 400. Di più. 600. È una cosa che non apprezzo. Anzi, guardi, non gliela posso proprio consegnare. Ma che fa? Se le mangia la parola? Eminenza, non può! Lacrime. Sento che hanno bisogno di me. Pensa tu al parrocco. E che gli devo fare? Non lo so, inventa qualcosa. Messalina! Dov'è? Dov'è Messalina? Ma che Messalina è Messalina? Messalina! Ma te la do io a Messalina, vieni, vieni! Dov'è? Dov'è? No, no, ferma! Lei riferisca alla curia. Che io senza un'autorizzazione scritta non le posso dare certamente la reliquia. E se alla curia sono tutti morti? Ma cosa dice mai però? E non si può mai dire. Ancora una volta il mio genio ha dato i suoi frutti. Voglio vedere il nostro tesoro. Siamo ricchi!
Voglio vederlo! Siamo ricchi! Voglio vederlo! La vita è pazza! Agli altri sorridi, a noi sghignazza! Oddio! Oddio mio! Alto tradimento! Non c'è il tesoro! Alto tradimento! Cosa c'è? C'è una mano! L'infame sacrilegio è la mano di San Fardellone! San Fardellone? Sì! E questo è il tesoro prezioso che avevamo rubato! Come reliquia preziosissima! Preziosissima, Attenzione! Ultime notizie sul furto sacrilego della preziosa reliquia. La polizia ha mobilitato tutte le sue forze per catturare gli autori dell'infame colpo. Sono in corso vaste retate in tutti gli ambienti collegati alla malavita. Perquisizioni a tappeto nelle abitazioni di chiunque possa essere in qualche modo implicato nel furto. Ma se lo trovano qui siamo rovinati. La, la buttiamo al fiume. È sacrilegio aggravato, dritti all'inferno. Ma guarda cosa mi avete fatto fare. Signora, aiutaci tu. Che possiamo fare? È semplice, la restituiremo. Così non ci cercheranno più. No. Ma come? Tutto il nostro lavoro, tutto in fumo, i soldi. E perché l'abbiamo fatta tutta questa fatica? Ma insomma, è una bestemmia. I lavori delle malattie di Bellamy. Ma che malattia? La valvola. Oh, ma quale valvola? Quella del cuore. La malattia di Bellamy è una bugia di Gratta. Brutto bugiardo! Però è una bugia provvidenziale, credimi. Il lieto fine di questa storia è già stato scritto. sì, è già stata scritta, ma come facciamo? Non possiamo restituirlo, noi ci conoscono. Ci hanno visto in faccia. Già. Non tutti. Lui no. Era vestito da monaca. Già. E già. Bellamy. No. Badate, ragazzi, perché io non c'entro. No, avete capito male. No. S'accomodi. Prego, venga. Avviso il segretario di sua eminenza. Un attimo. Bellamy, e tu che stai a fare qua? Io che faccio? Che ne so? Adesso c'ho da fare, Callì, ci vediamo dopo. Come c'è da fare? A più tardi! E ora che ho riportato la reliquia, siamo punti a casa, eh? E adesso che facciamo? Ma la signora ha detto che andrà a finire tutto bene. Figlia mia, tu credi ancora ai miracoli? Ma basta. Basta con questa signora. Non vi sembra sufficiente quello che ci ha fatto? Parole. Ci ha portati a un centimetro dalla ricchezza e poi... E c'è ragione. È sparita. Gratta! Ma è possibile che non riesci ad avere mai un briciolo di speranza? Un po' di... fede? No. Io non credo nei miracoli. E soprattutto nelle fate. Allora questa volta proprio dovrai ricrederti. Non credo proprio. Chiudi gli occhi. Non mi piacciono questi giochetti. Chiudi gli occhi. Li chiudo io. Ecco, va bene, sì, allora chiudeteli voi. Però statemi vicino, se non inciampate cadete. Vedo un'auto che sta arrivando da noi. E sopra quest'auto, una persona molto importante. Sì, che viene da noi. Bellamy, vieni qua, vieni. Oddio, il cardinale, scappiamo. Scappiamo. Nascondiamoci. Nascondiamoci. Scappiamo. Facciamo questo. Il cardinale. Gratta. Aggiungiamoci. Eminenza, prego. Grazie. Permette che le presenti Bellamy. E baciamolo. Oh, questo è stato per tanti anni il mio miglior chirichetto. E poi è quello che hai ritrovato, insomma. Ah, ragazzo mio, quello... quello che tu hai fatto, se per gli altri non è nulla, per noi è moltissimo. Don Callisto mi ha riferito con quanta solerzia e quanta devozione ci hai aiutato a ritrovare il nostro sacro reliquiario. E noi non siamo qui per chiederti come hai fatto. Le vie del Signore sono infinite. E questa è una testimonianza della nostra infinita gratitudine. Sono 30 milioni, caro. 30 milioni? Hanne buon uso, ragazzo mio, perché questo denaro viene dal cielo, sai.
Finta eminenza, io sono il sindaco, sono il sindaco di questa comunità. E sono lieto di ricevere dalle sue mani questo prezioso involucro che durante la pompuosa cerimonia consegnerò personalmente a questo benemerito cittadino. Viva sua eminenza! Sì, fate viva come credete, basta che non lo spendete con le donacce. Andiamo, che faccio tardi in palestra, su. Viva l'autista di sua eminenza! No, dove si fa? Che molla il crocco! Siamo ricchi! Abbiamo 30 milioni! Siamo ricchi! Momento, li prendo e poi ci vediamo! Non scappare! Buono! Buono! Grazie! Dammi l'assegno! È un sopruso! Questo è frutto anche del mio sudore! È giusto, ma prima dobbiamo realizzare un sogno. Quale sogno? Mi sta uccidendo, lentamente mi sta scollando e la foglia mi sta salendo, giorno che giorno va. Non mi accorgo che stai parlando, la tua bocca mi sta incantando. Che sto cadendo piano giorno per giorno qua. E non so cosa dirti, che cosa farti se non baciarti. Rido sempre per niente, non voglio gente, io voglio amarti. La tua mano mi sta cercando, sento il corpo che sta tremando. Ecco qua! Prendete! Evviva! 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 Evviva gli sposi! Evviva! Salute! Grazie! Grazie! Ciao! Arrivederci, ciao. Signora! Addio, arrivederci! Torni presto! Bye bye! Arrivederci!
Addio! Che bella festa! When you say that I will go, when you think that I don't know, you believe that our love isn't strong. Why is it so? How can I show when you need me? I'll be there. Just now, but forever.